Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi della nuova collezione The Essence Live Long Celebrate. Praticamente questa collezione è uscita per festeggiare i 15 anni di Essence. Come sapete sono una grande fan dei prodotti Essence perché alcuni di essi hanno un buon inci, ma soprattutto sono molto molto economici e ho visto che anche voi siete molto interessati soprattutto ai video che realizzo riguardo sia la collezione permanente Essence che le limited edition. Come potete immaginare, non tutti i prodotti della limited edition hanno un buon inci. La collezione è incentrata subito su questi nuovi refill, nel senso che sono stati creati in limited edition altri ombretti, blush, terre, illuminanti, sempre con lo stesso metodo del refill di cui vi ho parlato anche nel video della collezione permanente di Essence. Questa volta sono uscite due palette diverse. La prima è questa qui col packaging tutto nero, ma che come vedete ha tantissimi brillantini colorati all'interno. Numero 4, Reasons to Celebrate. Ma c'è anche la palette più grande, quella appunto da 8 posti. Il motivo per quale ho preso questo lo capirete subito, perché purtroppo pochissime delle cialdine uscite con questa collezione hanno un buon inci. E scontrino alla mano, questa palette mi è venuta a costare 1,89 euro. La collezione è composta semplicemente da alcuni refill. Il primo di cui vi parlo è l'highlighting powder, quindi praticamente l'illuminante in polvere, numero 01 My Special Highlighting. Purtroppo ragazze, questo prodotto non ha un buon inci in quanto contiene al terzo posto dimeticone. Il secondo prodotto è la Fixing Powder, quindi praticamente una cipria compatta per il viso. Leggendo gli ingredienti però ho visto che contiene anche questa dimeticone. Passiamo adesso agli ombretti, che sono davvero tantissimi, 7, e hanno dei colori davvero bellissimi. Il numero 01 si chiama The Best Friend Are Forever ed è un beigeolino chiaro brillantinato. Numero 02 si chiama Having a Good Time ed è un grigio tendente un po' al celestino. 03 si chiama Life is a Beautiful ed è un bianco perlato, mentre il numero 04 è il It's My Birthday ed è un grigio un pochettino più scuro. Purtroppo questi primi 4 ombretti di cui vi ho appena parlato non hanno un buon inci in quanto contengono tutti, ma proprio tutti, di meticone. Passiamo poi al numero 05, TGIF, TGIF forse, vabbè, comunque anche questo ombretto, che è molto molto carino, era quello che fra tutti mi è piaciuto di più perché è un color mattone tendente un pochettino a rosa. Purtroppo non ha un buon inci in quanto contiene dimeticone. Passiamo adesso al numero 06, Celebrate Good Time, e questo ombretto per fortuna ha un inci ottimo. Come vedete è questo qui, e anche il packaging è qualcosa di spettacolare, perché rispetto agli altri ombretti, quelli della collezione permanente, che sono in cartone, questi sono contenuti nella plastica con tutti questi brillantini colorati, e voilà, lo inseriamo subito insieme nella bellissima palette. Colore violetto shimmer tendente un pochettino al rosa. Questo è il colore sul dito, è bellissimo ragazze, e questo è lo swatch sulla pelle. Inserirlo, vedete, è semplicissimo, la palette è magnetica. Infine abbiamo l'ombretto numero 07, The Sun is Shimming, che l'ho anche sbocciato in negozio ma purtroppo non l'ho trovato, un oro tendente un pochettino al marrone. Un altro prodotto della collezione è la Lip Base, è sempre in cialdina, che praticamente è la base per poi applicare sulle labbra il rossetto in polvere, e si chiama numero 01 Let's Get It Started, la base per i rossetti Essence. Ve l'ho detto anche nell'altro video della collezione permanente, non ha un buon inci. E i rossetti sono ben in polvere, naturalmente sono ben due. Il numero
1 Crush on You, che praticamente è un borgogna scurissimo molto molto bello, ma non ha un buon inci. Stessa cosa naturalmente anche il numero 02, che si chiama Everybody Dance Now. L'ultimo prodotto e non ultimo per importanza è il blush, che si chiama numero 01 Rhythm of the Night, ed è praticamente un blush setoso color albicocca che dona un tocco radioso ed un incarnato perfetto. Anche questo blush purtroppo contiene dimeticone, anche se tra le ultime posizioni. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa vi è piaciuto di questa collezione e se naturalmente avete preso qualcosa, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!